Siamo qui con Pier Giorgio Rizzato, Anna Rosa Chieregatto. Voi siete venuti a presentare oggi al convegno di Education 2.0 un progetto che si intitola? Allora, il nostro progetto in realtà non è un progetto solo, sono quattro esperienze sviluppate dal liceo Ariosto di Ferrara, tra le quali abbiamo scelto di mettere in evidenza la presentazione da parte della professoressa Chieregatto del progetto di recupero e valorizzazione degli antichi erbari storici, insomma, del liceo Ariosto di Ferrara, e che si è concluso con la pubblicazione di un catalogo multimediale intitolato L'Hortus Siccus del liceo Ariosto. Quanti ragazzi sono coinvolti in questo progetto? Una quarantina. È iniziato quando? Nel 2007. Ci raccontate un po' come funziona, come si è svolto, la didattica, l'approccio metodologico? Innanzitutto è un progetto che si è svolto al pomeriggio, quindi è un'attività che serve a integrare i curricula dei vari indirizzi liceali presenti nel liceo Ariosto. Ha richiesto anche la consulenza di una dottoressa dell'università come esperta per quanto riguarda soprattutto la classificazione delle piante, e ha coinvolto appunto una quarantina di ragazzi in attività sia di pulizia, recupero degli erbari e anche di valorizzazione, con tutta una serie di ricerche, di studio per quanto riguarda la morfologia, la sistematica, la biogeografia delle piante essiccate che fanno parte degli erbari, sono tre gli erbari del nostro liceo. Quindi i ragazzi hanno appreso sicuramente delle competenze, innanzitutto imparare a ricercare le cose da testi specialistici, quindi saper consultare i testi specialistici per ricavare dell'informazione, elaborare un prototipo di scheda scientifica in modo da compilarla successivamente con i dati raccolti, e saper stendere una bibliografia, saper stilare un glossario, e poi hanno appreso anche delle competenze più prettamente afferenti alle scienze naturali, che è la disciplina che io insegno, e che servono quindi a integrare la loro preparazione acquisita durante le lezioni curricolari mattutine. Quindi in qualche modo competenze legate al curriculum, ma anche altre competenze per il successo del progetto. I ragazzi come hanno reagito bene a questa, come anche emotivamente? I ragazzi hanno reagito molto bene. Innanzitutto il progetto era rivolto ai ragazzi del triennio, e la cosa piacevole è stata che chi si è iscritto al terzo anno ha proseguito poi fino in quinta. In ogni modo è un progetto che ha coinvolto docenti, ad esempio la sottoscritta e un'altra docente, Alberta Brugnati, la dottoressa dell'Università di Ferrara, del laboratorio di ecologia, ma ha coinvolto anche altri due docenti, un'altra collega di scienza che è appassionata di disegno, ha realizzato tutte le tavole artistiche delle famiglie di appartenenza delle specie. E poi anche un altro collega che si è offerto di fotografare tutte le piante dei nostri erbari. C'è stato un coinvolgimento a catena in qualche modo. Immagino che la tecnologia, il digitale, sia stato un supporto importante per il progetto, anche perché, come diceva, avete realizzato poi un catalogo multimediale. Come l'avete utilizzata la tecnologia? Beh, innanzitutto eravamo reduci da un'esperienza precedente, avevamo realizzato un ipertesto che si chiama Naturalia, che si riferisse alle collezioni, cioè dei reperti naturalistici della scuola, che noi abbiamo recuperato e raccolto in un museo che si chiama Naturalia. Quindi l'ipertesto relativo al museo era già stato messo nel sito del liceo, quindi c'erano le varie sezioni, petrografia, mineralogia, zoologia, cartelloni didattici, eccetera, e l'abbiamo arricchita con questa nuova sezione degli erbari, ovviamente solo dei campioni rappresentativi. E qui è stato fondamentale l'apporto di un altro collega che si chiama Mario Sileo, un docente di informatica. Mentre per quanto riguarda la realizzazione del catalogo complessivo, il catalogo multimediale, ci siamo avvalsi ovviamente della consulenza di una società tecnica, di giovani ragazzi, ingegneri, che hanno deciso di crearsi un lavoro non riuscendo a trovarlo, e quindi molto disponibile, col quale è iniziata anche questa collaborazione, tant'è che adesso, oltre alla nostra pubblicazione, è stato pubblicato anche un altro lavoro, che è il risultato di un lavoro di archeologia protratto per anni lì al liceo Ariosto, e tra breve sarà inserito anche il terzo progetto, che si chiama Strumentaria, che riguarda appunto anche lì l'allestimento museale che raccoglie gli strumenti di fisica del Regio Liceo Ariosto. E di che risorse avete avuto bisogno? Come le avete trovate? Come vi siete mossi? Abbiamo avuto bisogno di risorse economiche consistenti. E fortunatamente il nostro progetto è piaciuto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, che ha sovvenzionato l'intero progetto. Avete recuperato quello che era necessario. Un punto di forza del progetto è una cosa che invece migliorerebbe? Allora,
Il punto di forza è che rientra in quella didattica laboratoriale di cui tanto si parla e che è la parola chiave del piano dell'offerta formativa del nostro liceo. Quindi noi da anni siamo abituati a fare una didattica di questo tipo che viene svolta anche nell'aula, perché in fondo la didattica laboratoriale è innanzitutto una forma mentis, un metodo di lavoro, per cui già nell'aula è possibile progettare, ricercare e soprattutto comunicare, perché è fondamentale la condivisione. E quindi anche il pomeriggio è stato importante creare questo clima di serenità, di leggerezza, diciamo, perché in fondo sono i nostri studenti, ci vedono anche in una maniera un po' diversa rispetto alla mattina. E abbiamo potuto notare appunto questa passione che è nata nei ragazzi e che hanno manifestato fedeltà nel corso degli anni. Punti di debolezza, forse ne ho uno io in mente. Cioè, un punto di debolezza possibile è che paradossalmente la didattica laboratoriale sta venendo sempre più compressa dal ridisegno del quadro orario che sta uscendo per i nuovi licei. E noi ci troviamo adesso che l'accesso al laboratorio, che nei nostri progetti costruiti all'interno dell'autonomia concedeva numerose ore durante il biennio e consentiva di fare un'integrazione tra l'area di tutta l'area scientifica, l'area fisico-chimica, per esempio, l'area delle scienze naturali, adesso è possibile solamente per uno degli indirizzi, che è l'indirizzo scientifica opzione applicata, e anche lì limitatamente solamente alle ore di fisica, quindi diventa davvero faticoso riuscire a fare questa operazione. Ci viene d'aiuto il fatto che il nostro liceo ha una tradizione di essere una scuola aperta, il nostro orario va dalle 8 di mattina fino alle 7 e mezza di sera, quindi c'è comunque l'abitudine per i ragazzi ad accedere agli nostri spazi, organizzandosi in parte in maniera autonoma e anche in questo modo potendo più facilmente entrare nell'ordine di idee di utilizzare per attività progettuale integrativa anche il tempo pomeridiano al di là dell'orario scolastico. Quindi in qualche modo, visto che il convegno è sugli ambienti di apprendimento, l'ambiente di apprendimento viene un po' riconosciuto, da quello che capisco, dai ragazzi come il loro ambiente. Sì, l'idea che io ho messo in evidenza cercando di arrivare ad una sintesi fra i vari progetti che abbiamo presentato qui è proprio che nessuna progettualità nasce per caso. La progettualità nasce perché c'è un ambiente che decide di investire su un modo diverso di rapportarsi alla scuola, nel quale è protagonista il processo della formazione ed è protagonista anche la creatività degli studenti e anche del docente, perché la professoressa non l'ha detto, ma indubbiamente c'è un modo diverso di essere docente, quello di entrare nella costruzione di un profilo dove il docente diventa non solo l'esperto di didattica, ma diventa anche riscopre la propria dimensione di ricercatore all'interno di processi legati a uno specifico disciplinare e anche con la ricchezza di usare in modo diverso e più intelligente e ricco l'ambiente scuola. Vi faccio un'ultima domanda, il vostro progetto in uno slogan? È la domanda più difficile. Passione, scoperta e anche allegria. Grazie mille.